dentro dalla medicina cinese, la quella indiana o ayurvedica, ha una specie di ossessione che si chiama la diagnosi. Dobbiamo fare la diagnosi. Ora io questa ossessione, se non riusciamo a non chiamarla ossessione e la facciamo diventare qualcosa di un po' più razionale, non solo la accetto, ma la sostengo. Perché sennò controllerei tutta la mia vita. Però, ecco, attenzione, non deve essere un'ossessione. Non deve essere un talismano, scoperto il nome della malattia, la malattia guarirà, non è questo, lo sappiamo bene tutti. Certo, è la chiave che apre la porta, la diagnosi, su questo non c'è dubbio. Quindi non la possiamo togliere di mezzo, anche qui è come la tecnologia, non la possiamo togliere di mezzo, ma la dovremmo mettere in una posizione un pochino differente. Allora io dico, una cosa semplice, cerchiamo di ricordarci i nostri anni formativi, no? Il nostro curriculum di studenti in medicina. Nei primi due anni, fra chimica, fisica, biologia e anatomia normale, noi in fondo andiamo un po' a precisare meglio quello che negli studi anche della scuola media si è imparato, addirittura nella scuola elementare, perché voi andate nella scuola elementare, fanno già degli schemi anatomici, fanno delle cose di questo genere. La prima cosa, la prima grande novità viene con la patologia generale, perché il mondo della malattia che si dischiude è la prima novità, è il primo impatto che il giovane medico in formazione ha, la grande novità, quella che eventualmente lo affascina proprio per la sua novità. E poi il corso di patologia medica e di patologia chirurgica. Quindi la patologia, che cosa studia la patologia? La patologia studia la malattia. Allora fermiamoci un momento a considerare, ma che cos'è la malattia? È un'entità, è qualcosa come un cane, una rosa, qualche cosa che noi possiamo vedere, toccare, comprare, nutrire, allevare, innaffiare, che so io, custodire in qualche modo, no? Non è niente di tutto questo, perché è una semplice costruzione mentale, una cosa che serve a noi. E questa è la prima cosa che incontriamo, e molti medici restano attaccati a questo concetto della malattia, come se il problema fosse tutto lì. È vero che poi vengono il biennio, viene il biennio della clinica medica e ci si insegna, ma guardate, quella malattia che voi avete studiato, in quel paziente o in quell'altro paziente, si presenterà di volta in volta in maniera mascherata, diversa, monca. Non così facile da riconoscere come quando voi recitate la poesiola all'esame di patologia medica e vi dice che mi parli del tifo, mi parli della polmonite, mi parli dell'infarto del miocardio e voi e nella vita reale le cose non vanno così. È vero che questo si impegna, ma forse si impegna troppo tardi. Forse si impegna il momento in cui il giovane è già contagiato dal concetto della malattia. Allora, se l'università avesse il concetto di avere un insegnamento veramente centrato sul paziente e non sulla malattia, noi avremmo risolto una parte almeno di questo problema. Perché noi quello che incontriamo veramente, che possiamo toccare, vedere, di cui possiamo e dobbiamo avere cura, è un altro essere umano. Ma questo viene troppo tardi. Bisogna farglielo capire dall'inizio.
voi avete a che fare con uomini, con donne, con persone che chiedono il vostro aiuto, c'è un altro essere umano, è uguale a voi, perché la situazione spesso si ribalta e purtroppo quando il medico diventa paziente scopre, ma troppo tardi, quanti errori ha commesso quando faceva il medico. Ci sono testimonianze bellissime di romanzi autobiografici, di ricordi, di persone che hanno avuto questo cambiamento e hanno capito finalmente, ma non dobbiamo arrivare a tanto per capire, bisogna trovare il modo di farlo capire prima. L'umanizzazione della medicina parte da lì, perché se io essere umano non riconosco in te per prima cosa un altro essere umano che chiede il mio aiuto e invece voglio solo sapere della tua malattia, ma pensate all'anamnesi, dovrebbe cominciare così. E all'anamnesi siamo al terzo anno, al quarto anno, quando è che si fa semeiotica medica? E insegnare l'anamnesi non è insegnare quella che certi clinici chiamavano l'inchiesta anamnesica, perché erano ossessionati dalla precisione, volevano sapere esattamente come era cominciata la malattia e quando era cominciata e quali furono i primi sintomi. E sono cose importanti, nessuno lo nega, nessuno lo nega, ma ricordiamoci sempre che quando noi facciamo l'anamnesi noi non dobbiamo soltanto ottenere delle informazioni precise dal paziente, ma dobbiamo capire chi è quel paziente anche. E le due cose possono stare benissimo insieme, soltanto che ci vuole l'ascolto. Noi dobbiamo ascoltare, perché chi invece fa domande ottiene solo risposte a quelle domande, che sono le sue domande, non sono le domande del paziente. Il paziente vorrebbe chiedere tante altre cose, non ha lo spazio, la possibilità di farlo. È amputato da questo punto di vista, non è riconosciuto. Allora ecco il punto fondamentale, già dall'anamnesi. E non parliamo della clinica. Quando si fa la lezione di clinica medica, perché non dire, per dico mai, che quel paziente arrivato a un certo punto della sua anamnesi si è messo a piangere? Ma è mai successo che un professore di cattedra abbia detto questo, abbia riconosciuto che quel sintomo, quella espressione così profonda, così vera, così umana come può essere il pianto, in quel paziente aveva un significato, ma noi invece l'abbiamo preso e l'abbiamo gettato nel cestino. Questo non mi interessa, non fa parte del mio compito. È la paura di avvicinarsi a certi problemi, a far capire che il medico non può avere paura, non può lui nascondersi perché ha i suoi problemi e non vuole quindi conoscere quelli del paziente, perché i problemi del paziente sono anche i suoi, perché la paura che quel paziente ha della morte è la sua paura della morte. Ecco, se non c'è questa tipo di formazione, se non si riesce a comunicare questo, è difficile arrivare all'umanizzazione della medicina. Io credo, e vorrei concludere su questo, vorrei concludere con una specie di ricetta, se me lo consentite, una ricetta semplice, semplice di come si può creare una relazione medico-paziente positiva in tre morse. Certo, lo dico subito, ad una condizione, che il medico sia disposto a sacrificare un po' del suo tempo per il tuo paziente. Ricordiamoci sempre che solo il
sacrificio del tempo, che è una bella frase di Confucio, che dice: non la tua opera o medico potranno mai compensare i tuoi pazienti, ma il tempo che tu sottrai ai tuoi studi meravigliosi. Guardate quante belle, quante cose si potrebbero dire, si potrebbe parlare a lungo su questa sentenza di Confucio, ma ci dice il valore del tempo, di regalare un po' del nostro tempo ai pazienti. Quindi la prima cosa è la presenza, cioè il nostro tempo. Ci sono medici che visitano un paziente visto per la prima volta stando in piedi con l'impermeabile addosso, loro con l'impermeabile addosso potrebbero scappare. Si può costruire una relazione medico-paziente così? Certamente no. Abbiamo poco tempo? Sì, ma sediamoci, come ci insegna quel bellissimo quadro di Thomas Field sul medico, in cui si vede quel medico seduto al capezzale di una bambina malata con il padre e la madre sullo sfondo preoccupati, ma è seduto quel medico, è vicino al capezzale della malata. Quindi se abbiamo poco tempo, sediamoci lo stesso vicino al malato, prendiamogli il polso, perché il contatto umano è fondamentale. E poi la seconda cosa, ricordiamoci sempre che l'ascolto è molto più importante della parola. Quindi ascoltiamo molto, parliamo poco. E la terza cosa, ricordiamoci che l'esame obiettivo, che oggi è praticamente, non dico scomparso, ma è ridotto quasi a un embrione, non solo è prezioso perché ti può dare informazioni a volte non sostituibili, ma è anche prezioso perché agisce a livello inconscio su quel malato. Perché se io appoggio il mio orecchio sul torace di un paziente, che poi lo faccia con l'orecchio o col fonendoscopio, è la stessa cosa ormai, il paziente a questo è abituato. Se io palpo un addome di un paziente, nell'incrocio di quel malato è come se lui ricevesse le cure parentali di sua madre quando lui era un bambino. E questo sveglia dei ricordi che non sono ricordi perché restano inconsci, che suggeriscono però un legame tra quell'uomo che ti vuole curare, che ha cura di te, e tu che speri da quell'uomo di avere un po' di salvezza. Vi ringrazio veramente.